Il volto e l'animo segnati dal dolore, uno sguardo alla tragedia che ha segnato la sua esistenza, ma soprattutto la forza di andare avanti per aiutare e sostenere i giovani che potrebbero cadere nella depressione come la sua adorata figliola Gaia. Questo è lo stato d'animo che abbiamo colto oggi nel professor Ferdinando Di Orio nel corso della cerimonia di inaugurazione del Centro di Ascolto Giovani Avezzano, iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Avezzano, dall'ASL Avezzano sul Mono L'Aquila, istituzioni scolastiche e di volontariato al servizio del benessere dei giovani di Avezzano. La struttura, ubicata in via Treves, è stata messa a disposizione dall'amministrazione comunale in comodato d'uso gratuito dall'associazione di volontariato Veronica Gaia Di Orio, figliola del professor Ferdinando, per la ricerca e la lotta alla depressione giovanile in forza di un protocollo d'intesa sottoscritto insieme con l'amministrazione comunale di Avezzano e l'ASL Avezzano sul Mono L'Aquila. È destinata a diventare un luogo di accoglienza per tutti i giovani avezzanesi che manifestano problemi relazionali e comportamentali. Una struttura completamente gratuita al servizio dei giovani dove operano specialisti e volontari. I locali sono stati benedetti dal Vescovo di Marsi, Monsignor Pietro Santoro, alla presenza di rappresentanti politici comunali, in attesa di conoscere il proprio futuro in seno alla nuova giunta. Ci riferiamo a Diride Cosimati, Lino Cipolloni e Leonardo Cascere, il dirigente comunale Maria Laura Ottavi, agli esponenti scolastici ed insegnanti di diverse istituzioni cittadine, il responsabile del progetto Ascolto Giovani di Avezzano, professor Ferdinando Di Orio, sia il vescovo Monsignor Santoro che l'ex rettore dell'Università dell'Aquila hanno messo in risalto l'importanza di questo luogo di aggregazione dove i giovani avranno l'opportunità di trovare persone disponibili e preparate per ascoltare e possibilmente contribuire a risolvere i loro problemi. Se saremo in grado di salvare anche uno solo di loro, ma mi auguro molti di più, ha detto il professor Di Orio, il nostro impegno non sarà stato vano. Il vescovo Monsignor Santoro, dopo aver messo in risalto l'importanza di questa iniziativa, ha confermato che la Chiesa di Marsi è sempre pronta e disponibile a sostenere coloro che mettono a disposizione il loro impegno e la loro professionalità per aiutare i giovani che soffrono di problemi relazionali e comportamentali. Ascoltiamo cosa ci ha dichiarato il professor Ferdinando Di Orio. Professor Di Orio, un momento importante proprio in vista del futuro che aspetta i giovani. Ma tutto nasce dalle esperienze personali che andiamo tutti quanti verificando di giorno in giorno. Io poi sono stato anche colpito personalmente nel mio affetto più grande con la perdita di mia figlia, e noi dobbiamo cercare invece di fare queste attività da volontari per salvare tutti i giovani che possono cadere in pensieri negativi, abbandonarsi alla depressione, alla visione negativa della vita. Dobbiamo fare di tutto per cercare di far capire quanto sia importante il benessere, quanto sia importante la vita vissuta con leggerezza. Ecco. Questo purtroppo nei giovani adesso attualmente non è esattamente così. Abbiamo forme depressive molto, molto serie, percentuali che sono altrettanto alte, siamo tutti intorno al 6-7%, 7-8% secondo le collettività, e abbiamo anche purtroppo una percentuale che si innalza anche per quanto riguarda gli effetti letali di queste pressioni, cioè i suicidi. Quindi per fare tutto questo dobbiamo impegnarci come un solo uomo, si direbbe, per portare queste risposte. Noi abbiamo avuto una fortuna che nella nostra volontà di impegnarci al servizio degli altri, perché tutto questo, come lei saprà, è tutto di carattere volontario, non c'è nulla che venga retribuito da parte dei giovani. In questa volontà abbiamo incontrato persone molto importanti, dei collaboratori importanti, abbiamo trovato un'amministrazione comunale di Avezzano che ci ha dato una struttura importante come questa e ha creduto nel nostro progetto fin dall'inizio. Abbiamo un ottimo rapporto con la ASL, ma soprattutto abbiamo un rapporto ancora migliore con le istituzioni scolastiche che stanno veramente collaborando in un modo egregio. Io devo dire che tutto questo che stiamo facendo e di cui parleremo successivamente non si poteva realizzare in nessun altro modo se non attraverso
l'impegno delle istituzioni scolastiche con cui abbiamo lavorato in questi mesi. Un genitore che viene colpito negli affetti più cari, come ha ricordato lei, si pone degli interrogativi? Sì, se li pone, vengono fuori complessi di colpa, vengono fuori perché quel giorno invece che andare a fare una ricerca all'estero non sono stato con mia figlia a sentirla, ascoltarla, sì. Si pone degli interrogativi, ecco, però vedete, spesso la famiglia non è in grado di assolvere a questi compiti, questa è la verità, e quindi secondo me ci vogliono delle equip specializzate, perché la famiglia in quanto tale spesso non riesce a capire i disagi dei propri figli, addirittura non ha neanche tempo per occuparsi, no? Accade frequentemente, e quindi dobbiamo essere noi a cercare di trovare queste difficoltà, questi disagi, e cercare di indicare la soluzione per ne uscirne fuori. In questo contesto, e concludiamo, questa iniziativa credo che rappresenti un punto di aggregazione importante per tantissimi giovani. Sì, mi dico una cosa di più, dottore, questa è un'iniziativa che si sta già segnalando a livello nazionale, perché questo modello che io ho pensato un anno fa, questo di un centro d'ascolto intermedio fra la ASL e i giovani che hanno bisogno, cioè, perché io sono convinto che non tutto va medicalizzato, che ci sono molti giovani che invece con il dialogo, con il confronto possono avere risposte più importanti che non quelle che danno i farmaci. Ecco, noi devo dire che da questo punto di vista, in questo progetto abbiamo visto molte prospettive del futuro, e anche a livello nazionale ci stanno dando grande ascolto. Io andrò a parlare a luglio al congresso di psichiatria di Reggio Calabria, e parlerò proprio di questo centro d'ascolto di Avezzano. Abbiamo sottomesso due articoli scientifici in cui si parla del centro d'ascolto di Avezzano alle riviste internazionali, e quindi spero che questo modello anche a livello nazionale e internazionale diventi un punto di riferimento.